Ti ho distragnato! Kachan, io ti amo! Bomba ragazzi, mi hanno strachiesto di voi. Mi hanno strachiesto e ora vi dico anche chi sono. Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo anime dei videogiochi tua. Sono con Federico Viola e Simone Lupinacci, che sono rispettivamente Bakugo e Midoriya di My Hero Academia. Li avete voluti, ve li ho portati perché mi dicevano: fai il video con Simone Lupinacci, fai il video con Federico Viola. Tutti e due. Ecco. Io voglio Bakugo e Midoriya, li voglio tutti e due insieme. Ragazzi, prima di iniziare questo video vi ricordo di cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati su tutti i video del canale. Allora ragazzi, si comincia. Allora, innanzitutto voglio un bel versus. Partita locale. Partita locale. Allora ragazzi, voi siete la voce dei due personaggi principali di questo anime fighissimo. Ditemi un po', voi conoscevate già My Hero Academia prima di iniziare a doppiarlo? Ne avevo sentito parlare e volevo assolutamente iniziare a leggere il manga, perché comunque aveva una risonanza tale da suscitare il mio interesse. Soprattutto nelle ultime fiere vedevo un sacco di cosplay in questa nuova serie. Sì. Ho detto, ma che cos'è? Sembra una cosa fighissima. Però non avevo ancora iniziato né a leggerla né a vederla, devo essere sincero. Poi quando è arrivata, prima ancora di fare il provino, mi avevano affidato insieme a una squadra di adattatori la cura dei dialoghi. Quindi hai iniziato ad adattare i dialoghi di My Hero Academia prima di fare il provino, esatto, su Midoriya. Esatto. Perché tu sei anche adattatore, diciamolo, non sei solo doppiatore. Sì, anche adattatore. Hai adattato anche alcune puntate di Dragon Ball Super, vero? Sì. Sono stato nella prima tranche di episodi e ho fatto anche la dialoghista. Capito, Midoriya? Sì, infatti. Ma scegliete il personaggio intanto. Ah, io beh, direi che insomma potrei partire con con lui. Bakugo e Midoriya, qui devi scegliere la spalla. Adesso la spalla? Sì, i due personaggi di supporto. Hai due Midoriya, eh? Vedi, ce n'hai uno in alto e uno lì vicino al Might, a sinistra. E qual è la differenza tra i due? Che questo è il Midoriya classico, quello là sopra è lo Shoot Style, quello che combatte usando i calci. Perché tu forse non sei ancora arrivato. No. Ma a un certo punto gli dicono, questo forse è spoiler, gli dicono... Ora ti scegli le due spalle, chi vuoi? Ok, voglio Todoroki, Kirishima. Kirishima, Jacopo Calatroni, che tra l'altro ho avuto ospite con Spider-Man. Scegliete pure il ring, quindi facciamo casuale che è più divertente. Tu invece, Fede, conoscevi già My Hero Academia prima di doppiarlo? Io assolutamente no. Nel mio passato mi hanno chiamato spesso e volentieri a doppiare altri anime. L'hanno chiamato a chiamare, sì, ho dormito un cacchio stanotte, quindi mi spiace, ma... E spesso mi dicevano, questo anime diventerà... E poi invece nessuno no. L'ha mai visto, nessuno Beh, l'ha hai mai doppiato sentito. Un anime che è spettacolare. Uno che è Fate Stay Night Limited Blade Works. Pensavo ti riferissi a questo. Limited Blade Works, dove sei dove il mio sono, ci conosciamo. Ecco. Ragazzi, menatevi. Ah, non mi ricordo bello. Come si fa. Neanch'io, però. Quadrato. Partono gli schiaffi. E lui è aggressivo. Via. Boh, calcio. Lascia stare. Allora. Aspetta che si rialzi, perché sennò è inutile. Ehi, attenzione. Allora, Midoriya ti tra quel calcio. Ma sì, andate a tentativi, chi se ne frega. Ti ha infilato nel muro. E come faccio a scendere? Come faccio a saltare? Ecco. C'è un tasto parata? Sì, allora se vi fermate un secondo potete no, provare. Voglio ammazzarlo! Tra l'altro, se usate combinazioni di tasti tipo R1, quadrato e queste cose qui, quando avete la super mossa, tipo ora. Se non sbaglio, entrambi. No, ma mi sta Hai chiamato. No, con. Come si chiamano le spalle? Così. E poi fanno da soli? Si chiamano destra e sinistra. Le spalle destra. Spalle. Madonna mia, ti prego. Ah, vi faccio una domanda molto importante che faccio a tutti i miei ospiti. Ovviamente ogni volta le risposte sono varie, perché non siamo tutti uguali. Certo. No, cioè sei riuscito a vincere. Ha vinto. Se come... mi spiega come funziona. Tu mena. Come così. Avete iniziato? Io non ho ancora finito quello che stavo dicendo prima, comunque. Oh, scusami. Non mi ricordo dove ero arrivato, però. Sei arrivato che non lo conoscevi. Che non lo conoscevo, quindi vengo chiamato a fare... Il provino? Un provino. Tu hai fatto il provino su Bakugo. Io ho fatto il provino solo su Bakugo. Non sapendo assolutamente chi fosse, io quello che posso dire è che mi sono trovato in sintonia subito, nonostante io nella vita reale sia apparentemente tranquillo. È apparentemente tranquillo, Federico. In realtà, appunto, il fatto che proprio in doppiaggio potessi tirar fuori questo mio lato esplosivo, così dire. Tu sei più simile a... Minchia, ti chiami Fate Stay Night. Ah, è Miyashiro. È Miyashiro. Forse apparentemente sono simile a Emi Ashiro. Hai preso gli schioppi per la seconda volta. Se non so, vabbè, adesso mi impegnerò. Però ti ho sfondato. Ma ce l'ho fatta.
Hai visto, sono entrato già nel personaggio. Aspetta, quindi come reagisce Baku con questa sconfitta? Porca! Vabbè, vai, rivincita. Stavolta me li doppiate però mentre giocate. Ah, benissimo. Kacchan, questa volta ti batterò! Perché prima non l'ho battuto. No, infatti lui ha battuto. Boh. E prendi questo! No, Kacchan, ma io ti voglio bene! Io no! Ma non ti sfondi la gola a doppiare Baku? Ah, sì, di brutto, però mi diverto come veramente. Tra tutti i personaggi nella mia carriera che ho doppiato questo, quello con cui in assoluto mi diverto di più. A carriera. Beh, sì, Baku è divertente, dai. Vi state prendendo ammazzate. È divertentissimo. Beh, dai, però prendi anche quelli dietro. Che accade? Boh! Aia! Mi hai fatto male! Aia, ma sei scemo! Prendi questo! Merdeco! Lo dici merdeco? Purtroppo non ce lo fanno dire. Ecco, curiosità, se volete saperlo, all'inizio noi non sapevamo che fine dovesse fare questo anime. Quindi dove sarebbe andato in onda? Dove sarebbe andato in onda? Perché non si sapeva praticamente niente. E abbiamo iniziato a doppiarlo con tutte le parolacce. Le parolacce, tutto proprio. Vabbè, rivincita, giustamente, si chiama rivincita per un motivo. Proprio così, come in originale, con tutte le cose, le parolacce, le cose dette un po' sporche a metà, con il sangue, con le cose zozze, ancora non sapevamo che sarebbe finito sulla Mediaset, solo che per sicurezza abbiamo detto, vabbè, facciamo una versione censurata. A un certo punto abbiamo cominciato a fare sì e no. Cioè, entrambe le cose. Questo è per dirvi che molte volte vi lamentate del fatto, ma quello non dice così, quello dice cos'ha, i doppiatori dicono cavolate, gli anime sono adattati male. Non è quello il punto, è che decide il cliente, ovvero chi manda in onda l'anime in questione decide cosa si deve o non si deve dire, perché se no non si doppia, molto semplicemente. Esatto. E noi non è che abbiamo potere di decisionale su questa cosa. No, avete la super mossa super figa perché siete a tre. Però fa? Non mi ricordo come si fa. Così. Come? Vai. Questa volta non lo so che cosa dirò, ma sicuramente ti sconfiggerò. Come dai, fantasia! Sta facendo da solo, non devi. Boh. Ti hai... Ascolta! Ti hai perso male male. Se nessuno mi dice come attivare sta super mossa. Lui l'ha fatto da solo. Final round. Tra l'altro, moneta. Lo fa uguale Mick. È vero, ah, ci sta, lo fa identico. Cioè, una cosa... Ah, ecco, vi devo fare una domanda. Sì, anche ma quirk. La pronuncia corretta è quirk. Anche se molti, come dire, hanno cominciato a leggerlo all'italiana. Quirk quando si legge, c'era solo il manga all'inizio, quindi ognuno, come dire, si immagina gli accenti in un certo esatto. modo. Esatto. Io da piccolo chiamavo Vegeta. Ah, e Trunks. Perché lo credevi un vegetale? Sì, beh, lo è, okay. Lo è. Ma lo chiamavo Vegeta e Trunks per me erano Trunks. Quando leggevo il manga. Meraviglioso. E non meraviglioso. Esisteva neanche per scherzo l'anime di Dragon Ball Z. E quindi come si dice? Quirk. Anche se nel prima diciamo che ognuno l'ha detto in modo. L'ha detto un po' come un cazzo come gli pareva. No, ma questo all'inizio degli episodi in realtà. Perché poi ci siamo tutti un po' livellati sulla stessa pronuncia. Ma che è incazzato come un treno Bakugo e ti sta disfacendo nel frattempo. Ti sta approfittando. Fede, tu come dici? Quirk. Allora, io penso che di aver cominciato dicendo. Boh! Ah. Dicendo quirk. Ma poi mi sono adattato ovviamente anch'io a quirk. Fermi che qui Midoriya. Io ti ammazzo! È la super rivincita, yeah. La super rivincita di Midoriya. Super mossa, vai a vedere sul manuale di istruzioni. Non lo ricordo! Ce l'ho caricata da 3 ore e non la posso usare. Il mio braccio, ma questa volta userò il Detroit Smash! Ma hai vinto? Pensavo dopo il braccio, allora, usavo fermo, il dito prima, Smash! Prendiamo altre persone. Come avete iniziato a fare i doppiatori? Chi inizia? Io nei sogni lo ero già. Ok. All'inizio. Quando sono arrivato a Milano per l'università, perché io sono calabrese, vengo da Catanzaro. E inizialmente io volevo farlo da quando avevo 13 anni. E anch'io d'origine. Pure io. Tu dove sei originario? Allora, nato e cresciuto a Milano, ma mamma e papà calabresi entrambi. Ah, hai visto? Proprio... Era destino. La rivalità calabra. Poi io volevo farlo dall'inizio, però i miei genitori mi hanno detto no, senti, Massimo, fai una roba seria. Provalo parallelamente, però potrebbe andare come non andare, fai l'università. Allora, innanzitutto ho dovuto aspettare di finire di... Todoroki contro Kaminari. Come mai questa scelta di Kaminari? Assolutamente casuale. E Todoroki? Beh, perché mi piace molto. Beh, personaggio Todoroki. Todoroki
l'avevo scelto come spalla io prima. Anch'io. Mi è copiato. E quindi poi niente, ho fatto teatro il primo anno di dizione, recitazione al CTA. Al CTA, anch'io ho fatto il CTA. Tu che hai fatto? No, io invece non ho fatto il CTA. E poi hai fatto i provini. E poi sì, praticamente sì, ho cominciato ad assistere tantissimo. Ah, ma io sono l'altro. tu sei chi hai scelto. E niente, ho cominciato a fare i provini ed essere chiamato per piccoli ruoli. In realtà poi sono stato anche abbastanza fortunato, perché sono arrivato in un momento in cui c'è stato anche bisogno di me. Ho avuto anche la fortuna di fare io mi ricordo che uno dei tuoi ruoli importanti, tra l'altro, era di una cosa che abbiamo fatto anche insieme, che è stato Capeta. È stato mamma mia, è stato il mio primo protagonista. E io facevo Naomi Minamoto, esatto, il tuo rivale, il mio antagonista. Solo che io non ero per niente preparato. È stata una bella palestra, è stata una prova. E Todoroki mi ha sfanculato, mi ha stracciato. Quindi, diciamo che è un po' Todorocco in questo caso, perché te l'ha messo in quel posto. Ok, va bene. Molto bene, molto bene. Sempre delicato, sempre delicato. Stai provando tutto insieme. Non so. Guarda, dovrebbe essere una combinazione dei tasti dietro con quelli davanti. Ah, anche qui super dietro. Sì, con te. Eccolo. Oh, adesso me lo dici. Adesso mi ammazza. Non è successo un cazzo. No. Tu invece, Fede, com'è stato per allora, te? Come è iniziato? Anch'io nei sogni sono desideri, infatti. Diciamo che quando ero piccolo, intorno ai 11-12 anni, avevo cominciato già per conto mio da solo ad accorgermi giustamente delle voci. Mi accorgevo che alcune voci tornavano in film, cartoni animati, eccetera. Dicevi, me l'ho già sentito. Questo l'ho già sentito, perché? E poi facevo caso, ma questo qui è quello anche che faceva in quel cartone e adesso fa un film, eccetera. Quindi avevo cominciato comunque a farci caso. Soprattutto io sono un videogiocatore dalla tenera età. Infatti stai perdendo costantemente. Ora no, io invece non ho mai giocato. Diciamo questa cosa, non sono per niente avvezzo ai videogiochi. E infatti hai preso gli scoppi. Hai riperso. Te l'ha todoroccato di nuovo. Esatto. Doppierò tutti i personaggi di My Hero Academia! Sì, non tutti. Gli altri sono solo delle... Cioè, sì, tutti uguali. Perché come dice sempre Bakugo, gli altri sono solo delle delle comparse! E quindi hai detto, ma questi hanno la stessa voce. In particolare due videogiochi che furono il primissimo Mafia del 2001, dove c'era Claudio Moneta che faceva il protagonista. Legacy of Kane con bello sul River. River primissimo con questo River, esatto. No, quella è Moon River. Madonna mia, dai, altra cosa. E aveva questo adattamento dei dialoghi, secondo me pazzesco, con un doppiaggio un po' anche aulico arcaico, vero. Però molto potente. All Might contro Muscola, due robe enormi. Quindi avevo cominciato a farci caso così, ma che bello, mi piacerebbe fare questo mestiere. Sì, ma figurati a parlare, scegli le spalle. A parlare, non rompere le spalle, con i miei genitori non avevano idea di che cosa parlassi, ovviamente. Le mie sorelle già un po' di più, quindi capii che era effettivamente un mestiere, un lavoro. Cominciai però dopo il primo anno di università. Intanto avevo fatto teatro già più o meno in quel periodo di quando ero piccolo, quindi 11, 12, 13 anni. Sono noioso. Quindi arrivo prendo per il culo. Io mi ricordo di te che hai iniziato. Sì, io venivo che io c'ero già. Io venivo ad assistere ai miei turni. E noi tra l'altro abbiamo fatto insieme una serie, proprio doppiata insieme. Fu il mio secondo protagonista della vita, che serie era bellissima, tra l'altro. National Museum, Scuola d'avventura. In originale si chiamava A Natural History. È vero. E lì abbiamo lavorato insieme. Lì siamo stati insieme anche al Legio, che ormai è una cosa rarissima. Purtroppo sì, mi sono divertito a bestia a stare al Legio costuono. soprattutto perché questo qua, voi vedete i video, lo vedete alle fiere, pensate, vabbè, fai il coglione. No, è così anche nella vita. Soprattutto al Legio. Tanto che un sacco di volte mi sono ritrovato al Legio con lui di fianco, che faceva una valanga di battute, e io cominciavo a ridere, e a ridere, non smettevo più, non finivamo i turni. Ma non puoi stare serio con Maurizio Inciala, no, è impossibile. Tra l'altro, ormai ti ha preso delle botte, infatti hai vinto. Mentre al Fate Stay Night l'abbiamo doppiato in due città diverse. Ah, sì, io l'ho doppiato a Roma e lui l'ha doppiato a Milano. E invece tu, che in Vikings sei mio figlio. Yes, Bjorn Ironside. Non siamo mai stati in sala insieme. Anche perché io Ragnar l'ho sempre fatto da solo. In Vikings mai. No, lì magari siamo stati in turno insieme. Magari in turno, sai che non lo so, perché io di solito ero sempre
isolato da solo a fare Ragnarok. Io sparerei una super mossa se fossi uno di voi due. Io sparerei una super mossa. Ma le avete fatte prima? Come se fosse Antani! In effetti, se tu guardi Muscolar, sembra un Bakugo sotto steroidi. Tant'è vero che hai vinto per la seconda volta contro All Might. Sì, ma secondo me è molto a caso. Fammi vedere, ora spio la tua combinazione di tasti. Ah, guarda, io faccio tutto ta-ta-ta, quindi non è che... Ma picchia la telecamera. Sì! Sembra Mario Zucca. Ehi, vai ti prendere, ti do i pugni, vuoi che la mi batti? Poi devi fare anche gli acuti però. Ehi, SpongeBob! Ma che vero? SpongeBob! Andiamo! Andiamo! Meraviglioso Mario Zucca, una volta gli ho fatto l'idea. Devo premere delle cose. Sì, mi dicevano sempre non far sapere a Mario che lo imiti. Una volta ero in turno con Mario, ho detto Mario io ti imito. Mi guarda e fa... Fammi sentire! Gliel'ho fatta, si è divertito. E invece si è messo a ridere come un pazzo, si è divertito. Oh, tra donne? Tra donne? Sì. Dai, la rana e la pazza. La pazza. E la tettona! Pensa che i Miko... L'ho vista nell'ultima puntata. Ogni volta che va via, si vestono di bianco, perché dicono, toga, parti! È vero? No. Vabbè. È uscito fuori campo. Due All Might, calmati. E aveva iniziato, insomma, e adesso tu hai ricoperto anche dei ruoli molto importanti anche recentemente, cioè tu hai fatto Bohemian Rhapsody. Ah, sì, sì. Mamma mia, che figata quel film. Mica tu. Io ho fatto anche le mie cose belle, vabbè. Quindi hai fatto Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody ho fatto Roger Taylor e ultimamente, dopo aver fatto Bakugo, mi stanno mettendo casualmente su tutti i biondini incazzosi, non so. Tutti i biondini, biondini incazzosi, quindi vabbè, quindi no, sono contento. Ma scusa, ma io scelto donne anche nelle spalle. Vabbè, che sei sessista? Sono donne con le spalle. Menate. Sì, poi recentemente anche l'ultimo film di Peter Jackson, che... Macchine mortali, che è stato un flop assurdo. Che hai fatto il pistone nel facevo, no, il pistolone. Devi saltare. Come faccio a saltare? Con la X. Cioè tu finora non hai saltato. Non ho saltato mai finora. Tra l'altro Tsuyu Froppy è una rana. È una rana. Però hai visto la lingua? Lei colpisce con la lingua. È vero. Ora Claudio questa la taglierà. Ma stai continuando a vincere, Fede. Sparatemi le super mosse, ragazzi, perché sennò dovete... Ma ha fatto tipo Spider-Man con la lingua. Ah, non devo uscire dal ring. Questo è il festival, vedi, dove combattono. Sì, se esci dal ring sei squalificato. Mi ricordo, è vero. Dove hai vinto contro Todoroki. Ce l'ho la super mossa? Sì. Hai quella... Come si attiva? Oh, così! Non lo so, ti giuro che non so cosa ho toccato. Cioè, come si attiva? Ma sono molto contento. Vai, mena! Woohoo! Quasi buttato fuori dal ring, tra l'altro. Sì! Mi ha buttato fuori dal ring e vince! Vince! Per la seconda non volta non riesco a vincere con Bakugo, ma con tutti gli altri sì. Io invece ho vinto solo con Deku. Pensa a te. Adesso ti faccio una cosa di dirlo. Ci stai bene. Biondo psicopatico. Bionda psicopatica. Dici più o meno, si sono trovati in qualche modo. Ci starebbe bene lei. Ti scippo tantissimo. Come dicono i... Sì, io non ho mai capito perché vogliono rubargli le borse col motorino. Esatto. Non lo so, li scippo. So che deve uscire al cinema il film di My Hero Academia. L'avete doppiato? Non si può dire. Però qualora l'avessimo doppiato... ci sentiste dire delle cose diverse dalla serie, di sicuro è colpa dei doppiatori. No, che hanno deciso tutti insieme perché non prendiamo per di il sicuro culo? È stata imposta questa cosa, ok? E noi ma Kirishima prendi tu? Ah, Fumi Kage. Che fumano, vabbè. Okay. Comunque sì. Ciao, benissimo, andiamo. Ma Fumi o Kage? Fumi o Kage? Fumi fa insieme. Lui unisce la pausa sigaretta alla pausa cacca. Capito? Fumi Kage. E soprattutto se caghi d'inverno poi fuma. Dicevamo. Che poi sono un po' un filo conduttore perché abbiamo fatto insieme Capeta Vikings. Con te ho fatto Unlimited Blade Works. Anche l'altro telefilm. Ah, Beyblade, è vero. Beyblade l'ho fatto anch'io. Sì, però io praticamente ero il marmocchietto che ti portavi in giro e che era innamorato di te. Ero un prete io. Tanto voi sapete cosa hanno in comune i preti e l'acne. No. Peggy 18. Ma voi l'avete vista la serie doppiata in italiano, quindi? Io sì, ho visto tutta la serie, le prime due stagioni. Insomma. Guardando la serie... No, adesso c'è... mi uccide. Minchia. Mi fa malissimo! Guardando la serie, ci...
vi sarebbe piaciuto doppiare qualcun altro invece del vostro personaggio? Allora, devo essere sincero, no. Sono, cioè, sei contento di Bakugo? Sono molto contento, sì. È quello che, insomma, tra tutti mi intriga di più, perché ha un grande potenziale che mi auguro venga espresso. Perché se non viene espresso... Se non viene espresso viene lungo. Esatto. Guarda, ti manca strapoco, hai praticamente vinto. E questo è il modo per gufargliela, il miglior modo per gufargliela è dire... Sei uno schifoso... Dato, hai vinto, hai vinto. Ma io no, comunque dicevo, ma alla prossima scelgo del sono primo. Molto contento del personaggio che mi sono ritrovato a doppiare. Diciamo che se non ci fosse stato lui, quello che mi sarebbe piaciuto di più, perché è forse comunque tra i più intriganti, Todoroki. Lo sapevo. Grazie. Todoroki è un gran bel personaggio. Secondo me è il personaggio più figo. Diciamo che al momento è un gran bel personaggio. Al momento è quello che è stato sviscerato un po' di più. Ma sì, beh, è quello che ha una maturazione diversa, proprio il cambiamento che cambia proprio. Ed è quello che io mi auguro che accadrà poi a Bakugo, perché in questo momento è molto fermo in quanto a evoluzione, cioè sembra il solito... Allora, io ti dico, io leggo il manga, poi... sono molto più avanti, ho visto anche la terza stagione, eccetera, eccetera, e ha i suoi cambiamenti, sono molto lenti, sono molto pizzichi e bocconi, ma ci sono, insomma. Direi di fare un nuovo Bakugo contro Midoriya, ma invertiti. Va bene, dai, ci sta. Nel senso che ci invertiamo di posto. No, no, Federico, nel senso che tu prendi Midoriya. Ormaito! Come avete reagito a quel meraviglioso Oh Mamma Bella? Allora, che è diventato meme, tra l'altro. Inizialmente la cosa fighissima di All Might nella serie originale è che appunto ha queste... cadenze inglesi. Esatto, più americane. Più americane, certo. Comunque, Detroit, Smash, tutto questo fa molto riferimento all'americano. Infatti la cosa figa sarebbe stato mantenere questa cosa. Anche lì non abbiamo avuto potere decisionale, però secondo me Oh Mamma Bella è qualcosa di pazzesco. Oh Mamma Bella è tanta roba. È stato geniale, secondo me. Oh Mamma Bella è tanta roba. Ancora più bello che Oh My Godness, secondo me, però non dico che... Io credo che si sia fermata la circolazione sanguigna delle persone, quello sì, Mamma Bella. Però, ma sai, non in modo negativo, esatto, nel senso... Sai quel dolce modo... salato? Sì, dici, ma dolce salato? Sì! Perché dici, ok, ma che è una cosa diversissima, ma mi fa un sacco ridere. Sì! No? E quindi... Ed è quello lo scopo delle esclamazioni di All Might, quindi... Ci sta. E menatevi, dai. Mi fa strano perché non mi voglio picchiare. Credo che nessuno si voglia picchiare. Scusa, che continuo a guardare Bakugo e invece io sono giustamente. Esatto, ve li ho fatti prendere. Ve li ho fatti, stranissimo, giuro. Ve li ho fatti prendere invertiti apposta. È come quando sei in sala e stai doppiando. Sì. Tu guardi il tuo personaggio. Sì. Come hai fatto? Non ne ho idea, io continuo a premere cose. A calcioni. Sì. Boh. Vabbè, poi chiama qualcun altro. Tu hai la super mega mossa super... che non so come attivare, ma ok. Come ha appena fatto lui? Che non sa come ha fatto. Non ne ho che bella idea. Però tu fallo. Oddio, mi sto invertendo anch'io. Tu sei Bakugo e tu sei Midoriya. Mi sto confondendo anch'io nel guardare. Mi sta facendo... Ho capito, non riesco a respirare. Cioè, nel senso. Vai! Ah. Oh! Cioè, l'hai sprecata. L'hai sprecata perché lui era lontano. Oh. Aia. E mo mi fa a pezzi. 3 ore che cerco di... L'ha parata! No, come si fa? E te l'ha rifatta contro! Si possono parare? Boh! Si possono lui parare? Lui è il vero Bakugo! Yeah. Vaffanculo! Yeah. Prendi questo merdeco! Sì, ma non la devi fare mentre in aria. Ma è lui che... Falla, quando... Perché tu la fai col quadrato, giusto? Che sta succedendo? Fermi! Sì! Ha vinto Midoriya, ma Midoriya è lui! No, vabbè. Però, scusa, mi ha vinto mentre lo stavo distruggendo io, non è possibile. Nel fumo ha vinto, c'è stato qualcosa che non ha... È successo qualcosa nel... Dai, adesso facciamo l'ultima. Midoriya contro Bakugo, dritti. Ok, ci dritti. Sto. Chi vince questo vince tutto. Vabbè, scusa, ho vinto tutto fino adesso, se perdo mo... Ma non è vero, adesso vincevo io. Una l'hai vinta, hai vinta una. Hai vinte due, ne ho vinte 16, mi devo che no, vogliamo mettere... Vabbè, 16, bisogna vedere come montano il video, poi magari Versus. Tra l'altro il doppio... Comunque Versus c'è in ogni serie come personaggio. Sì, Versus è in tutti i giochi. Chi c'è? C'è nessuno. Deku, ti ho distragnato. Rispondigli a modo. Kachan, io ti amo. Sono due Midoriya. Che figata. Vai. Deku. Guarda che lui è mega incazzato perché prima ha perso, Fermi. Non so cosa faccio, spero di non averla sprecata. No, non l'hai sprecata, no. È andata. Siete più o meno pari con l'energia. Ma Midoriya para.
e contrattacca. Oh, boh, al volo, fermi. Però è un round, cioè è ancora tutta da giocare, eh? Sai che è quello che faccio più fatica a usare, Bakugo? Ma come? Giuro? Difficilissimo rispetto agli altri. Midoriya Shonen. No! Ti ha sbombato la faccia e te l'ha annullata. Vai. Aia. Mi sto appassionando. Bakugo potrebbe vincere questo round. Non riesce la mossa super mossa. Fede, se perdi mi offendo. L'avevo detto a Simone, fallo vincere. E invece gli ho detto, no, però ha vinto lo stesso. Ma magari l'ho fatto vincere, ci hai chi pensato? Chi lo sa, però final round. Chi vince questa vince tutto. Vince il doppio delle righe. E il doppio delle presenze? Le il doppio delle righe e il doppio delle presenze. Dai, doppio io, Midoriya. Accidenti. Sempre questa. In faccia però gliela stai sparando. E infatti guarda quanto gli hai tolto. Niente, non riesco a farla. Non riesco a vincere. Sempre questa. Vince, ragazzi. Vince. Io non riesco a vincere con Bakugo. È troppo difficile. Dai, da usare. Midoriya. È troppo potente. Questa volta non si sa. Nella prossima My Hero puntata Academia. Dal tronto, come disse San Benedetto, è così. Ok, io me ne vado. A questo punto è stato bello, ragazzi. Ciao. Grazie mille di essere stati con me. Grazie a te. Potete seguire Simone e Federico sui loro social, su Instagram, dove li trovate. Lui posta molto su Instagram, lui un po' meno. Sì, però posso sempre cominciare. Lui guarda, io posso. Lui guarda. Io guardo. Allora, ragazzi, abbiamo decretato che Midoriya è più forte di Bakugo. No, però forse ha vinto più partite lui. Ma cosa? Ma cosa dici? Io ho stravinto all'inizio e ho stravinto alla fine. Poi in mezzo lui ha svinto. Se mi fanno un montaggio che ha vinto lui, non è vero. No, è verissimo, è verissimo. Lasciamo stare. Quindi, ragazzi, grazie mille di aver visto questo video. Se vi è piaciuto, condividetelo, mettete like, commentate. Bella, secondo... bella, soprattutto quest'ultima cosa fate, mi raccomando. Commentate, è meglio Bakugo o Midoriya? Fatemi sapere come la pensate, ditemi chi volete ospite nelle prossime puntate dell'anime dei videogiochi 2. Ringrazio Federico, ringrazio Simone. Come dicevo prima, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, commentate, fatelo vedere a tutto quanto, zii, cugini, parenti, compare, nipoti. Condividete, tutto quanto, seguitemi su tutti i miei social che trovate in grafica. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò né con chi, ma lo farò. Qui con Maurizio, qui ad Art Attack. Ciao. Fatto. Ciao. Ehi, hai già visto tutti questi video? Lo sai che ogni volta che guardi uno dei miei video, nel mondo nasce un gattino carinissimo? E quando metti mi piace, il gattino fa le fusa, con quegli occhioni dolci. Ma se invece clicchi su non mi piace, viene mangiato da un pterodattilo. L'anticristodattilo!